Benvenuti, siamo con la professoressa Antonella Calessi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Perasso di Milano. Benvenuto, professoressa. Buongiorno, grazie per avermi concesso questa intervista. Professoressa Calessi, cosa vi ha portato ad adottare una valutazione senza voto? E dal 2020 noi abbiamo tentato questa sperimentazione utilizzando la valutazione descrittiva con un intero consiglio di classe della nostra scuola secondaria di primo grado. Poi, in un momento successivo, si sono aggiunte altre classi. Si tratta di di valutazione in itinere, comunque, anche perché la normativa ci richiede, in fase di valutazione intermedia e finale, di esprimerci con i voti numerici. La valutazione in itinere, invece, non obbliga all'uso dei voti, quella intermedia e finale sì. Perché l'abbiamo adottata? Perché la nostra scuola si colloca in un contesto estremamente periferico. È una realtà con aree, diciamo, a alto flusso migratorio. Abbiamo ragazzini con difficoltà di apprendimento, difficoltà di comprensione della lingua, perciò è nostro compito motivarli all'apprendimento e non metterli in difficoltà, almeno cercare di non metterli in difficoltà. Inoltre, la pandemia, la didattica a distanza, il lockdown degli anni scolastici 19-20 e 20-21 hanno reso ancora più difficile l'insegnamento e il processo di apprendimento. Secondo me, e anche secondo altri, il voto numerico non è sufficientemente informativo, dice poco rispetto a quello che si deve fare per poter migliorare la propria prestazione. Esiste anche un altro punto di forza. La valutazione senza voto si pone in continuità con la scuola primaria, anche perché l'ordinanza ministeriale 172 del 2020 ha ribadito l'importanza della valutazione formativa introducendo modalità descrittive basate su criteri. Questo è un istituto comprensivo con 1.440 studenti, quindi è fondamentale per noi avere una continuità che sia in verticale. Ecco, appunto, lei ci spiegava questi aspetti anche che riguardano la sua scuola, ma com'è cambiata l'azione didattica e quali sono i vantaggi e gli svantaggi che avete riscontrato utilizzando questo tipo di valutazione? E cominciamo con i vantaggi. La valutazione descrittiva basata su criteri aiuta i ragazzi ad essere partecipi del proprio processo di apprendimento e aiuta anche lo sviluppo di competenze metacognitive. Gli studenti affrontano con serenità e con consapevolezza il processo di apprendimento. E per quanto riguarda cosa è cambiato, io devo dire che questo progetto formativo ricorre tantissimo a lavori di gruppo, ad attività peer-to-peer, la didattica diventa aperta, cooperativa e lo studente è protagonista del proprio apprendimento. A questo punto cambia anche il ruolo del docente. Il docente assume un ruolo di guida nell'apprendimento, i ragazzi si fidano e migliora anche la relazione fra docenti e studenti. Il voto numerico innesca dei conflitti, dei confronti e conflitti che sono deleteri per la relazione del gruppo classe. E quindi abbiamo questo insegnante che si aggira fra banchi modulari e quindi controlla il lavoro dei ragazzi. I ragazzi vengono portati a riflettere sui propri errori, vengono incoraggiati e assistiti, mentre il voto numerico inibisce e non fornisce indicazioni utili e non promuove miglioramenti, la valutazione descrittiva invece sì, perché il ragazzino capisce veramente che cosa ha sbagliato, individua delle strategie per migliorare anche con la guida del docente. E poi, vabbè, la valutazione descrittiva è estremamente dettagliata. Allora si potrebbe pensare erroneamente che sia più benevola rispetto alla valutazione numerica, ma non è così assolutamente, perché è talmente, diciamo, dettagliata e minuziosa che il ragazzino capisce veramente quali sono i punti critici del lavoro che ha predisposto. E comunque Ecco, si avvia. lei appunto ci parla di questi benefici per i ragazzi. Ecco, a questo punto le chiedo come hanno risposto gli alunni, quali sono stati i benefici che avete riscontrato durante il periodo dell'utilizzo di questo tipo di valutazione? I benefici derivano dal fatto che i ragazzini si accorgono subito che una didattica cooperativa, lavori di gruppo in banchi modulari è assolutamente più motivante
per loro rispetto a lezioni interamente frontali. Per carità, è necessario conservare anche le lezioni frontali e ci sono momenti in cui la lezione deve essere trasmissiva, però non solo così. Noi diamo la priorità a lavori di gruppo e i ragazzini sono contenti, motivati, sono più sereni e creiamo un ambiente che sia favorevole all'apprendimento in maniera assoluta. Ecco, dall'altro lato c'è un aspetto che è stato molto criticato nella valutazione descrittiva, che è quello del rapporto con la famiglia. E qui appunto chiedo a questo punto le famiglie come hanno risposto. Inizialmente le famiglie avevano delle perplessità, avevano dubbi, temevano che questa iniziativa, questo progetto formativo portasse i ragazzini ad apprendere in misura minore. Dopo che si sono resi conto che non era così, hanno iniziato ad apprezzare i benefici di questa valutazione senza i voti. Innanzitutto la trasparenza, la valutazione descrittiva si pone il problema di come comunicare con i genitori. La valutazione numerica assolutamente no. Trasparenza perché c'è comunque una condivisione di criteri, strumenti di valutazione con gli studenti e con le famiglie. C'è una comunicazione continua. Dal momento che le famiglie non sono italofone nel nostro istituto comprensivo, perché abbiamo una prevalenza di studenti di nazionalità straniera, noi convochiamo i tutori, i genitori molto spesso invitiamo anche i mediatori e quindi il dialogo si rafforza, si instaura una relazione di fiducia che comunque aiuta anche i ragazzi nei loro processi di apprendimento. Noi predisponiamo anche lettere di restituzione alle famiglie, le facciamo tradurre e condividiamo tutto con i genitori, con i tutori, sempre. Abbiamo un dialogo continuo. Ecco, quindi mi permetto di dire che una scuola senza voti è possibile anche in ambienti molto eterogenei, quindi un po' più difficili da gestire. Le chiudo, sì, ecco, mi vuole dire. Assolutamente sì. Ecco, le chiudo con un'ultima domanda. Alla luce dei risultati che avete ottenuto in questi anni, perché già qualche annetto che voi sperimentate questo tipo di valutazione, pensate di proseguire con questo progetto o state valutando dei miglioramenti da apportare? Pensiamo di proseguire con questo progetto e contiamo di estenderlo il più possibile a tutte le classi. Diciamo che l'aspetto più critico è la mancata formazione, di alcuni docenti. Se per esempio, in un consiglio di classe si decide di adottare questo progetto formativo, i docenti che subentrano l'anno dopo non sono magari in grado di portarlo avanti, oppure non lo fanno per una scelta propria, non lo sentono come motivazione. Quindi dobbiamo coinvolgerli, dobbiamo affiancarli, prepararli, dobbiamo predisporre dei criteri di valutazione da condividere con tutti i docenti, anche i nuovi che si trovano magari inseriti in consigli di classe che attuano questo progetto. Quindi dobbiamo predisporre delle pratiche da mettere in comune anche per chi non è formato. Il mio obiettivo è quello, prossimo anno, proprio ad inizio anno, realizzare una formazione per i docenti in modo tale che siano tutti preparati per comprendere i benefici di questo progetto formativo e quindi adattarsi a questo, perché porta, secondo me, solo benefici. E abbiamo visto anche il confronto con altre classi dove non viene attuato. E quindi il mio obiettivo è Ecco, questo, estenderlo il più quindi possibile. quest'ultima cosa voglio chiedere una battuta a volo. Quindi voi avete fatto anche un confronto tra delle Sì. classi che adottano una valutazione tradizionale rispetto a questo tipo di valutazione. E cosa avete riscontrato? Abbiamo riscontrato più motivazione, meno ansia, di apprendimento da parte dei ragazzini, più fiducia in se stessi. E quindi anche più incoraggiamento all'applicazione a casa. Studiano più volentieri, non hanno l'ansia da prestazione, non hanno paura del voto. Ecco, grazie mille, professoressa. Mi dica. Più impegno. Ecco,
Ecco, io la ringrazio perché queste parole ci confortano e speriamo, ecco, che proseguiate così. Vi faccio tanti bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie, arrivederci.